Vangelo secondo Luca. Poi Gesù disse: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa li aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa, lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto, a chi fu affidato molto sarà richiesto molto di più. Cari amici, ben trovati a questo nostro appuntamento. Come avete notato, l'insegnamento che ci viene dal Vangelo di questa domenica in qualche modo è collegato alla provocazione di domenica scorsa. Vi ricordate che Gesù ci aveva messo in guardia da ogni attaccamento, da ogni cupidigia, da ogni forma di legame con i beni terreni, no? Guardatevi da ogni cupidigio, perché la vostra vita non dipende dai vostri beni. E aveva raccontato quel famoso episodio dell'uomo ricco che si era ancora di più arricchito, aveva il vento in poppa e si illudeva di poter fare affidamento sulle sue ricchezze per poter vivere una vita spensierata, egocentrica ed egoistica. Stolto stanotte stessa morirai, e quello che hai di chi sarà? Cioè Gesù aveva introdotto anche lo smacco della morte come una opportunità per riflettere anche sulla vita e su quello che veramente conta e su ciò su cui veramente bisogna appoggiare le proprie certezze e le proprie sicurezze per poter arricchire davanti a Dio, magari anche impoverendosi nella logica di questo mondo. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è innanzitutto un grande invito alla provvidenza. Siamo al versetto 32 del capitolo 12 dell'Evangelista Luca. Voi sapete che è un evangelista molto attento, tra l'altro, al tema della povertà, alla scelta della povertà, a Gesù povero che propone scelta di povertà anche ai suoi seguaci di ieri, di oggi e di domani. E nei versetti precedenti c'è un capitolo molto bello, con un invito ancora più esplicito alla provvidenza, dove Gesù ci invita a guardare i gigli del campo e gli uccelli del cielo, che non seminano, non filano, eppure hanno un vestito bellissimo quanto neanche tutte le ricchezze di Salomone poteva in qualche modo ottenere.
l'invito a fidarsi di Dio, ad abbandonarsi alla provvidenza, ad accontentarsi anche del necessario, a vivere una vita fondata sull'essenziale e sulla sobrietà e a non lasciarsi trascinare nella smania di possesso. Dunque non temere, piccolo gregge. Anche qui questo invito alla provvidenza che riprende una espressione molto bella che attraversa tutte le pagine della Bibbia e della storia della salvezza. Dio spesso dice non temere, come un padre e una madre premurosa fa nei confronti dei propri figli, non temere. Dio sa che noi abbiamo bisogno costantemente di essere rassicurati dalla sua presenza, dalla sua compagnia. Non temere, piccolo gregge, probabilmente qui Luca allude alla comunità che vede rimpicciolire le sue fila, vede in qualche modo di essere sproporzionata rispetto ai poteri forti, no? Questa è una situazione che noi possiamo attraversare in tanti secoli della storia della Chiesa. Quante volte siamo diventati un piccolo gregge, anzi direi così, talvolta l'essere un piccolo gregge, non perché ci vogliamo fare vittime, ma perché effettivamente quando si vive in una coerenza con la logica del Vangelo spesso si fa l'esperienza di una certa emarginazione, si fa l'esperienza anche di essere piccola cosa rispetto ai potenti di questo mondo. Allora, alla Chiesa di ieri, probabilmente al tempo in cui il Vangelo di Luca è stato scritto, c'era proprio bisogno di questo invito alla fiducia, di questo invito a non impaurirsi rispetto ai potentati di questo mondo, ma anche alla Chiesa di oggi e di domani, più sarà fedele al suo Signore e più avrà bisogno di ricordare queste parole per non intimorirsi dinanzi alle potenze del mondo, ma di fidarsi della provvidenza di Dio. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. E poi dopo questo invito alla fiducia nell'aiuto di Dio, nella sua presenza e nella sua provvidenza, ancora un invito a essere distaccati dei beni, ma non solo in senso, diciamo, di rinuncia a, di libertà da, ma la capacità di rinunciare a dei beni e addirittura di essere, essere capaci di condivisione e di solidarietà. Quindi non una povertà fine a se stessa, non una sobrietà fine a se stessa, ma la capacità di condividere quello che si ha. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli dove ladro non arriva e tarlo non consuma, perché là dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Allora il nostro tesoro è Gesù, il nostro tesoro è l'Eucaristia, il nostro tesoro sono i poveri, e proprio nella misura in cui siamo capaci di condividere quello che siamo e quello che abbiamo con i poveri di ieri e di oggi e di domani, noi stiamo arricchendo davanti a Dio e stiamo mettendo, diciamo così, nella banca della nostra vita un tesoro che nessuna tignuola, nessun ladro potrà mai rubarci. Poi l'invito alla vigilanza, a essere pronti, a essere attenti. Teniamo presente che all'inizio della vita cristiana, all'inizio anche del cammino ecclesiale, ci sono state due forme di esagerazione. Vi ricordate, Paolo deve intervenire perché la comunità di Tessalonica è presa da una frenesia, si aspetta il Signore che tornerà da un momento all'altro e alcuni si davano così a una vita disimpegnata perché c'era in qualche modo questa attesa di un ritorno imminente del Signore. Questo era un rischio intorno a cui Paolo ha dovuto lavorare e sul quale ha dovuto intervenire, ma c'è stato anche l'altro rischio verso il quale molto probabilmente l'Evangelista Luca interviene con questo invito alla vigilanza, cioè il rischio di in qualche modo scoraggiarsi oppure di non darsi da fare, di disimpegnarsi, ma per il motivo contrario, perché il Signore difatti non torna. Aveva promesso il suo ritorno e tarda a venire. Allora, come c'era chi si disimpegnava perché di lì a poco avrebbe aspettato il Signore, così c'è una comunità che si disimpegna perché tanto il Signore ha promesso, ma eventualmente si è dimenticato, non mantiene la promessa. Allora l'Evangelista Luca fa un forte invito alla vigilanza. Vigilate, vegliate, perché il Signore tornerà, ha promesso e manterrà. E nel frattempo questa vigilanza deve essere accompagnata da un atteggiamento impegnato, da un atteggiamento di chi all'orizzonte c'ha l'escatologia, la promessa dei beni futuri, il regno che viene, che non è costruito da mano d'uomo ma che è frutto del dono di Dio. Ma qui su questa terra si è chiamati a impegnarsi per migliorare la qualità della vita di ciascuno, ma soprattutto per allargare la capacità di essere una chiesa, una comunità che produce giustizia, che favorisce fraternità, che lavora anche per il progresso
vero, per un umanesimo integrale, diremmo con i termini più a noi noti, soprattutto in quest'epoca post-conciliare. Ecco, vigilate e cercate di capire questo, che voi dovete essere pronti perché il Signore può venire come un ladro, che viene quindi a sorpresa, che viene quindi e può provocare uno scompiglio. L'atteggiamento della vigilanza è un atteggiamento forte della spiritualità cristiana. Nello stesso tempo, accanto alla vigilanza, l'invito alla fedeltà, perché a noi è stato affidato moltissimo e moltissimo sarà chiesto. Noi siamo amministratori, il Signore ha messo nelle nostre mani tante cose, addirittura ha messo nelle nostre mani se stesso, la continuità del suo cammino, la continuità della sua esperienza, la continuità del Vangelo, che vuole camminare sulle nostre gambe, vuole amare col nostro cuore, vuole operare con le nostre mani come operava Gesù, toccava e guariva, sanava, consolava, confortava, asciugava le lacrime. Ci è stato dato moltissimo, ci è stato dato tutto e ci verrà chiesto altrettanto. Anzi, il Vangelo ci ammonisce e dice che tutti noi che abbiamo avuto per grazia la gioia di conoscere Gesù, di conoscere il suo Vangelo, di sperimentare la sua misericordia, di sperimentare la sua salvezza, saremo molto più responsabili rispetto alle persone che magari navigano ancora nell'incertezza e nell'ignoranza. A chi è stato dato molto, molto sarà chiesto. Allora un atteggiamento di vigilanza che è accompagnato da un forte impegno, un impegno a vivere una vita evangelica, un impegno a promuovere tutti quei valori che Gesù ha promosso non solo con le sue parole ma anche con il suo esempio di vita. Miei cari, allora questa meditazione di oggi insieme a quella di domenica scorsa sono un forte scossone, un ulteriore scossone alla Chiesa che tra l'altro con la mano sicura, con l'esempio bellissimo e con i gesti dirompenti di Papa Francesco sta entrando, come dicevo una volta, in una nuova primavera. A tutti noi la gioia di poter contribuire, di poter collaborare, diventando capaci di essere liberi rispetto ai beni di questo mondo, di non farci prendere dalla dinamica della cupidigia, dell'avarizia e dell'egoismo, ma sì essere capaci di sobrietà, di condivisione, di fiducia illimitata nella provvidenza di Dio e di avere un atteggiamento di vigilanza e di impegno per la costruzione del regno di Dio, quel regno di giustizia e di pace che Gesù con la sua venuta ha già inaugurato in tutti noi. Buon cammino, buon lavoro.